Bene, sì, oggi vi faccio vedere in questo video come ho creato un suono molto realistico e molto simile a quello del grande Steve Lukather, semplicemente utilizzando un plugin per chitarra, quindi solamente un software, senza avere particolari e complesse catene di effetti e di amplificatori. Quello infatti che vi andrò a mostrare è l'utilizzo del plugin della Neural DSP, in particolar modo di quello che simula una testata Soldano, per andare a ricreare il suono di Steve Lukather in alcuni brani dei Toto. In particolare ho ricreato un suono molto tipico che mi piace di Steve Lukather, ovvero quello del brano Wings of Time, in cui viene usato, oltre al suo classico suono con distorsione e dei delay stereo, anche delle modulazioni, in particolar modo un chorus che rende il suono particolarmente ricco e affascinante. Ecco perché ora ti mostrerò in dettaglio come si può andare a ricreare questo suono senza avere setup particolarmente complessi e costosi. Se questo tipo di video ti piacciono, ti invito a iscriverti al mio canale in modo tale da restare sempre in contatto quando pubblico nuovi contenuti. Eccoci qui in modalità schermo e andiamo a vedere come ho regolato questo plugin della Neural DSP che simula la testata Soldano. Per usare questo plugin software della Neural DSP collego direttamente la chitarra alla mia scheda audio che è configurata nel plugin, qua vedete Claret 2 Pre, e praticamente vado a suonare direttamente e sentirmi dai monitor del mio computer. Allora, innanzitutto, come vedete, in questa prima schermata abbiamo la rappresentazione della testata. Questa testata è una testata a due canali e per fare questo suono ho usato il canale overdrive, quindi questa levetta l'ho spostata sul canale overdrive perché questa testata ha due canali, normal e overdrive. Quindi nella sezione preamp ho messo la manopola overdrive a circa 2,5, bassi a 6, middle a 7 e treble quasi a 5. Il master, il volume di uscita, l'ho messo anche a 5. Il present molto basso perché queste simulazioni tendono ad avere molte frequenze acute, quindi io cerco di smorzare un po' il present. Il depth praticamente è una sorta di enfatizzatore, l'ho messo a metà. Poi abbiamo una sezione dove è rappresentato il cabinet. In particolare sto usando due microfoni contemporaneamente, uno un SM57, come vedete messo leggermente laterale rispetto alla bocca del cono, e dall'altro lato, nell'altro cono, abbiamo un Ribbon 121, messo sempre un po' lateralmente rispetto al centro del cono. Come vedete il suono comunque è molto bello. Usando chiaramente il pickup al manico, ma posso usare anche quello al ponte. Allora, poi questo software ha anche una sezione di equalizzazione che però io ho lasciato spento in questo suono. Inoltre poi possiamo mettere degli effetti prima della testata e in particolar modo il plugin Soldano offre 4 pedali, un compressore, 2 overdrive diciamo di gain crescente e poi abbiamo il chorus. Ecco, proprio il chorus l'ho attivato per fare questo suono stile Wings of Time, quindi questo suono molto effettato, molto chorussato di Steve Lukather. Da notare che il chorus è determinante perché se lo vado a staccare, resta l'ambiente ma non c'è quella pasta del chorus che invece azionandolo vado a ottenere. Potrei anche aumentare di mix, il mix è circa al 30-35%, mettiamolo per esempio al 50%. Vedete, il chorus si sente veramente. Però io comunque consiglio di non andare mai oltre il 40% per questo tipo di suono. E arriviamo poi alla sezione finale. Quindi come vedete qui in alto abbiamo prima i pedalini, poi la testata, poi l'equalizzatore, poi i coni e infine la catena del suono va negli effetti d'ambiente. Come effetti d'ambiente questo plugin Soldano ha un delay e un reverbero. Questo delay, che è un delay stereo, l'ho regolato praticamente con il ping pong.
Infatti così possiamo avere la stereofonia pannata nei canali, come vedete, o l'effetto ping pong. Inoltre il mix è quasi a metà, quindi abbastanza, diciamo, sostenuto, 346 millisecondi di ritardo e il feedback a circa il 40%. Avete un suono bello corposo. Anche il reverbero fa la sua parte, perché se stacco il reverbero, sì, il suono va bene, però col reverbero mi aumenta effettivamente l'ambiente. Questo reverbero l'ho regolato con il mix a circa 40, il decay a metà. Il tono del reverbero l'ho abbassato un po', intorno al 40-45%, perché così l'eco del reverbero è un po' più scuro, quindi tende a essere più naturale, perché i suoni reverberati tendono a scurirsi nelle riverberazioni naturali. Quindi l'ho chiuso un pochettino il tono. Anche nel delay ho chiuso leggermente il tono. Quindi in sostanza così ho completato praticamente il setup. Ho anche inserito un leggero noise gate, però senza che sia troppo invasivo. Se lo stacco, come vedete, c'è un leggero rumore di fondo. Lo metto a meno 86, già a meno 90, ma anche a meno 86 zittisce completamente ogni rumore di fondo, lasciandoci questo suono pazzesco che spacca. Ok, questo plugin Soldano, devo dire che per questi suoni alla Lukather veramente spacca. Suono fantastico, distorsione piena, e considerate che non ho neanche azionato gli overdrive, perché potrei fare un suono ancora più carico a livello di gain. Ma già devo dire che così suona abbastanza bene. Salviamo il suono e ce l'abbiamo conservato. Che dire, sicuramente un plugin è sempre un plugin, non potrà mai essere uguale a un suono creato con un amplificatore vero, con dei delay stereo, addirittura con un setup wet, dry, wet, come quello che usa Stevie Lukather, in cui c'è un amplificatore dedicato ai suoni dry e due amplificatori dedicati agli effetti d'ambiente, che in particolar modo vengono regolati in stereo. Però è indubbio che con questi software si ottengono effettivamente dei suoni che, soprattutto in fase di registrazione al computer, si avvicinano notevolmente al sound del grande Stevie Lukather. Per oggi è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!